botta questo. Wow! Qualcuno poteva avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiappe. Il terreno. È stato un terremoto. Oh, forse è regalante. Tanto che parla. C'è un'altra robaccia lì in fondo. Non può che essere un po' instabile. Odi proprio qualsiasi cosa di artigianale che ci sia, la odi. Bisogna distruggerla. Catene. Vai, tirala giù. Tira la ruota. Yeah, yeah. Grande, ma buongiorno. Non puoi trovare anche tu. L'hai abbassata esattamente fin dove ci serviva. Ecco, vedi. Con quello contondo forse attivi una shortcut, che ne so, o un altro posto, fatti incazzare qualcuno. Ha lanciato giù qualcosa. Ah, forse per scendere. Esatto. Sì. Forse la ruota bloccava il percorso della canoa. Forse la ruota è della fortuna più che altro. Non è che il freddo. Oh, si è teletrasportato Atreus. Forse a Svartalfheim è solo diverso. Ecco, lui è diventato solo Flash. Non colpisce. Gli abbiamo visto fare il moonwalk sulla neve, tipo. Andava dritto così. Un episodio precedente. L'inverno. Tanta roba. Midgard è così, ma come vedi gli effetti qui sono più gassosi. Midgard sarebbe la terra. Esatto, bravo. Tu l'hai visto i film della Marvel, eh? Facciamo anche noi. Ma ora hanno raggiunto nuovi picchi estremi. Dominali. Grandi. Mal di schiena domani. Mi costa già da solo canoe. Tu sei esperta, mi hai fatto questo in canoa? Questa è la goccia. La goccia. Vai con la goccia. Che fa traboccare il vaso. Sì, è lei. Guarda, sei grosso. Occhio alle scimmie, lucertola. Sembrano più agguerrite del solito. A sinistra! Dai, ma non può essere un attacco che non si può neanche bloccare a forza di botte nella faccia, porca puttana. Ah, piuttosto... Stordisci. Occhio che hai poca vita, eh. Occhio alla vita lì. Buono, bravo. Ah, niente, ne hanno colpito. Te l'ho detto che erano più agguerrito del solito. Ho visto io. Avevo gli occhi della tigre nella lucertola, scimmia. Uno zoo di persona. E sei già qua, hai tutta la vita. Ma anche il ragazzo principiante ha avuto proprio l'aiuto. A parte Thor che lo riporta in vita. Io ho visto affrontare un orso, che in realtà era poi il figlio, si è scoperto, è morto. Quando è tornato in vita aveva tutta la vita, tutta la barra della curia. Questo è lo meno con lo scudo così, adesso. E l'orso c'aveva metà vita. Non si può legare così, cioè è troppo facile. Mazzoliamo sto stronzo. Occhio, ci stanno i figli, i girini. Forse sono anche mezzi roschi allora. Alla tua destra! Grazie con lo scudo, ma lei ce l'ha arrivato. Ma lo posso solo menare, con lo scudo non me la fa la parata. Sì che parla, nell'1 para. Se lo ripremi attacca con lo scudo. Vedi? Cioè se premi due volte da un colpo con lo scudo. Ok, ok. Vabbè, non ti incazzare, cioè te lo sto a dire. Vai, vai, così. Sì, come diceva Gandhi, chi mena per primo mena due volte. Vai. Mena sti cazzo di furetti di merda. Ah, sono furetti anche. Quanti animali sono questi? Continuano a colpirmi i furetti di merda. Cioè, è molto più... L'episodio dello zoo questo, wow. È l'ultimo. È l'ultimo, dai. Che animale è? Cos'è? Un cervo? Cos'è? Un elefante? E devo ricordarmi che posso muovermi comunque molto velocemente anch'io, quindi... Muoviti, se vuoi. Datti una mossa. Hanno coperto quei guys. Spacchiamoli. Dai, coprilo. Spacchettalo. Penso che dovremmo far muovere quella ruota, ma non arriva là. Oh. Ma sì, anche se non è caricata. No, non lo sapevo, l'ho notato adesso. Ci stava come ragionamento il tuo, però in realtà è un po' come se la usassi per il platform, la lascia in quella situazione. Luce, no! E l'ha schivata con caduta per terra. Esperto in quest'arte. Sì, però non puoi più, non ci sono altri posti da cui cadere adesso. Oh, l'hai interrotto con l'ascia, così. Ho visto. A destra!
destra, sinistra. Grande, l'hai stordito. Non so come ho fatto. Occhio. E niente. Sono fortissime. Questa è la mossa finale, cos'è? Prova R1 è con la corsa. Ok. Questo, uno è volato di sotto. Questo ha usato la tua stessa tecnica invece. Guardalo come striscia per terra. Fallo tornare nel suo buco strisciante. E l'altro dove era finito? È finito lì su un geyser. A posto così. A posto così. A posto così. Non mi sembra. E invece. Ok. Bloccando quel geyser l'altro. Sì, 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 ha aumentato, certo. Ok, non ti incazzare. Però lo devo lasciare così finché non passo con la barca. Ci dobbiamo imbarcare in questa avventura. Se i nani di questo regno sono come Brock e Sindri, è difficile credere che si siano schierati con Odino. Beh, non è raro che la gente venga accecata dai propri interessi più immediati. Vai, vai, rompilo, rompilo. Pezzi del... Tutti poi, sono mica pochi 134 in realtà, sai? Non sono pochi, eh. Non siamo qui per questo. Tu che so che sei affezionato al denaro. Sì. Uno scherzo. Diciamo così per non, cioè, per non dire altro. Per l'idiota. Allora, vediamo se ci sono delle risorse. Una è quella. Boom! Vai, cassa! Soldi! 45 pezzi d'argento. Alla tua. Lì c'è un forziere, però, vedi? O vedo male io? Sono felice. Sì, no, quello è un forziere di sicuro. Forse potremmo semplicemente goderci. Comunque, tu mi chiedevi di fare una secondaria. Tutto quello che non è la principale è una secondaria. Sei pronto? Sei pronto? Sì, Questo sarà per andare avanti o una secondaria? Non lo so, questo sarà una secondaria perché il punto è dall'altra parte. Quindi questa dovrebbe essere questa. Sì, è lei, è lei, è lei. Via. Vai. B, questa va bene. Via. B va bene. N, questo va bene. Perfetto. Vabbè, nel punto in cui muori che le devi mettere. Non le mettiamo. Il corno per bere. Pronti? Tu in avanti ti devi mettere. Perché uno si piega in avanti. Non è così. Però per come siamo messi noi. Come simulatore di canoa, tu che sei andato in canoa. Come lo... Ma so, mi sembra che prenda velocità un po' troppo velocemente. No, questo è uscito solo per PS5, no? No, c'è anche per, anche PS4. Per PS4. Non so come sia per PS4. Non l'ho provato ancora per PS4. Un tentativo lo voglio fare, però dicono tutti che sia che bello senza perdere tanto di gameplay, eccetera. Riesca comunque a rimanere un titolo godevole senza cali di frame, eccetera. Comunque farò un tentativo anch'io, sicuramente, poi ne parleremo magari. È troppo veloce. E come la prendiamo? Affiancala, attacca da dietro. Attacca da dietro. Vai. Colpisce. Ben fatto. Vediamo cosa ha lasciato. È tipo... Ok, è tipo... La lucertola della vita. Sì, ma è come se fosse un forziere, dai. Più carino magari di un forziere normale. Padre, lassù. Lassù. Fratello, guarda, quella schifosa canaglia è rispuntata dal terreno. Cos'è la schifosa canaglia dal terreno? È quella cosa lì? Boh, vabbè. Quello mi sa che bisogna farlo con le doppie lame. Questo mi sa che invece è così. E mo si scavalcherà. Bella. Questo lo tiriamo su. Chi non lo fa? Tira, tira. Ah, è tipo il cancello che devi farlo mille volte. Catena per abbassare il cancello più. Ci sarà un'altra catena. Ah sì, 30 catene, dai. Per un cancello. Madonna. Allora, qui c'è il gas che mi serve l'ascia. Che lo congela. E dopo posso passare. Là c'è una vita, ma c'è lo. Ah no, non è una vita, è argento, scusa. Vai. Queste sono la moneta, i soldi. I soldi. I soldi, l'argento. Oh, quelle sono certo le schifose. Ha trovato un trespolo.